So, thank you for coming, everybody. Many of you we have met before. I've been here many times. Grazie per essere venuti. Forse molti di voi vi ho già visti perché sono già stato qua diverse volte. As you know, I'm Dan Winter. Our website is goldenmean.info. Come sapete, sono Dan Winter. Il nostro sito web si chiama goldenmean.info. And with lots of help from Kudai, we have for many years been teaching about science and spirituality. Yeah? E con l'aiuto di Kudai, per molti anni abbiamo insegnato la scienza della spiritualità anche qua in Italia. So what we've been talking about so far here today with the other speakers. Quello di cui abbiamo parlato oggi fino a questo punto con gli altri presentatori. Is the nature of the spiritual body, yeah? È la natura del corpo spirituale. And the only little change we make to that understanding. L'unico piccolo cambiamento che noi facciamo rispetto a quella comprensione. Is to see the spiritual body as an electric field that you can measure. Yeah. È di vedere il corpo spirituale come un campo elettrico che è misurabile. So if you've been thinking of your aura or your spirit. Quindi se voi pensate in termini della vostra aura o del vostro spirito, we're just suggesting that it's very self-empowering to understand the spirit body as specifically an electric field of charge. Noi diciamo che è una cosa che è molto autopotenziante, quindi che dà potere a voi pensare al vostro corpo spirituale come a un campo di carica elettrica. Here are some examples like a Kirlian photograph. Questo, qui ci sono degli esempi come una fotografia Kirlian where the aura is measured electrostatically like a charge field, yes? Dove l'aura viene misurata in modo elettrostatico come un campo di carica. The reason it's so important to think of your spiritual body electrically. Il motivo per cui è molto importante che voi pensiate al vostro corpo spirituale elettricamente, aside from the fact that I'm an electrical engineer, a parte il fatto che io sono un ingegnere elettrico, is that it gives you a unified understanding where you don't separate your spiritual life from your life in this world. You see it as one. Che vi dà un tipo di comprensione in cui voi non separate più la vostra vita spirituale dalla vita che portate avanti sul piano fisico. Diventano una cosa sola. For example, if you sleep in a place with lots of electrosmog, you're going to feel lousy the next day, so that electrosmog is hurting your spiritual body. Quindi, ad esempio, per fare un esempio, se dormite in un posto che è pieno di elettrosmog, il mattino dopo vi sentirete male, non vi sentirete al massimo, perché l'elettrosmog ha influenzato il vostro corpo spirituale. But if you were thinking in very old terms about your spiritual life being separate from your physical body, then you have a kind of schizophrenia, and that's disempowering, yeah? Però se pensate in quel vecchio modo di pensare che il corpo spirituale è diviso dal corpo fisico, sviluppate una sorta di schizofrenia. So, the first book that Kudai helped us publish through My Life was called Ecstasy and Immortality. Il primo libro che attraverso Kudai e grazie a My Life abbiamo tradotto e pubblicato in italiano è Implosione, la scienza della ecstasy e dell'immortalità. And in there we discussed the electrical nature of bliss and ecstasy. E lì parliamo della natura elettrica dell'estasi e della beatitudine. We saw that if you measure the moment, the process of having an enlightenment experience. Abbiamo visto che se si misura il momento in cui uno ha un'esperienza di illuminazione o di beatitudine, that we actually can measure this very amazing golden mean ratio in the harmonics of your brain waves, yeah? Si può misurare questa meravigliosa proporzione aurea nelle armoniche del vostro cervello. So clearly during peak experience, during bliss and ecstasy. Quindi chiaramente durante le esperienze picco, durante l'estasi, durante l'illuminazione, your body makes an electric field, your brain makes an electric field. Il vostro cervello, il vostro corpo crea un campo elettrico, which like this model is identified by golden mean ratio. Che come questo modello viene identificato dalla proporzione aurea. And that creates implosion, centripetal force, yeah? Questo crea l'implosione che è la forza centripeta. And that makes your aura get big. E questo vi fa diventare l'aura più grande. It's really simple, like
You know which saint is the holiest one in the Catholic Church because they have the biggest halo, right? È semplice quanto per fare un paragone, nella Chiesa Cattolica si sa quale santo è più importante di un altro a dipendere dalla dimensione della sua aureola o della sua aura. So basically, as an electrical engineer, I've concluded the purpose of life is to get a big aura. Quindi, fondamentalmente, come ingegnere elettrico, ho concluso che lo scopo dell'esistenza è di farsi diventare una aura grande. You don't need thick philosophy books to discover the purpose of life, actually. Non avete bisogno di libri spessi di filosofia per capire lo scopo della vita, di fatto. And later we actually did the electrical engineering to measure how that helps you get through death. E poi più avanti nel tempo abbiamo fatto tutti gli studi di ingegneria elettrica per capire come questo riesce a farvi o a superare la morte, nel senso di passare attraverso la morte. This is the plasma field, the charge field measurement of how you take memory through death, yeah? Questo praticamente è la misurazione del plasma, del campo elettrico, di come voi riuscite a portare la vostra memoria oltre la morte. So, when your aura gets large and coherent, quando la vostra aura diventa grande e coerente, which is very measurable, che è una cosa molto misurabile, you have a much better chance of taking the symmetry, the order of that electric field through death. Voi avete molte più possibilità di portare quel campo ordinato, quella simmetria, attraverso la morte. And that is the definition of immortality, truly. Questa è davvero la definizione dell'immortalità. It's what spirituality means by redemption, actually. È quello che la spiritualità intende con il termine redenzione. The process is that during death you see this series of geometric visions. Allora il processo è questo: attraverso la morte si vede una serie di figure geometriche. They're called the Clouvé form constants, yeah? Che si chiamano le costanti di forma di Clouvé. And that sequence of geometric visions, quella sequenza di visioni geometriche, which we now know is common to near-death experiences, che ora sappiamo essere comune tra tutti coloro che hanno avuto un'esperienza di premorte, a map to dying successfully, so to speak, una sorta di mappa per morire con successo, is actually the sequence of folding or spin operations in your DNA, yeah? Di fatto è la sequenza di operazioni di spin che avviene all'interno del vostro DNA. They're called a lattice cobweb tunnel spiral, yeah? Si chiamano griglia, ragnatela, tunnel, spirale. And that's actually what's happening as your DNA is assembled electrically. E quindi questo praticamente è quello che succede quando il DNA si sta assemblando. All of which is basically assembling the electric field of your memory. Tutto ciò semplicemente sta assemblando il campo elettrico della vostra memoria for the process of being imploded. Per il processo di implosione. Secondo questo processo avverrà l'implosione. The process of going through a center point. Yeah? Praticamente è come il processo di passare attraverso un centro. This is the spin path to the center of DNA, literally. È letteralmente il percorso di spin al centro del DNA. Called the Holy Grail, which is in the blood, yeah? Che è il sacro Graal che è presente nel sangue. And that, when you can withstand compression without destruction, quando riuscite a reggere alla compressione senza creare un processo distruttivo, that's the magic, actually, yeah? Questa è la vera magia. That's what implosion is. Questa è l'implosione. That's what Einstein was looking for. Questo è quello che cercava Einstein. That's when Vincent draws that beautiful picture of the hypercube in the Ophanimenokian alphabet, that is implosive. That is actually a kind of dodecahedron, yes? Ecco, quando Vincent fa quella bellissima immagine dell'ipercubo, è proprio quello è implosivo. Questo è come un dodecaedro. It's kind of like the perfect flame. Do you see the flame? È come una sorta di fiamma perfetta. Vedete la fiamma? You see how that's the fire that goes within? Vedete questo fuoco che succede all'interno? So that is what we called, that's what we named in the second book, the new book here,
the grand attractor. Yeah? Quindi questo è esattamente ciò che noi abbiamo chiamato il grande attrattore nel secondo libro che è appena stato pubblicato. We are saying that is the shape, that's the symmetry, that's the geometry of all implosion. Noi diciamo che questa è la forma, la geometria di tutta l'implosione. All self-organization. Di tutta l'auto-organizzazione. The definition of black holes. È la definizione dei buchi neri. The definition of plasma fusion, which is behind alchemy. Yeah? È la definizione della fusione plasmica che sta dietro all'alchimia. The origin of all centripetal force. L'origine di tutte le forze centripete. And later we're going to show that this is the origin of all peacemaking, yeah? E più avanti mostreremo anche che questa è l'origine di tutta la creazione di pace. So, very simple examples. I'm going to just do a few minutes of the science and then we're going to move to the psychology, the sexuality of this, yeah? Adesso quindi facciamo un paio di momenti di scienza e poi parleremo dell'aspetto psicologico e sessuale di tutto ciò. So, I wrote a new equation to actually prove that this golden ratio grand attractor is precisely the geometry of hydrogen. It is. Allora, ho scritto un'equazione secondo la quale questo modello è esattamente la stessa geometria dell'idrogeno. If you take the Planck length, which is physics' definition of sacred length. Allora, se prendete la lunghezza di Planck, che è la definizione in fisica della lunghezza perfetta, and you just multiply by powers of golden ratio, e la moltiplicate per potenze di proporzione aurea, you get exactly the radii of hydrogen. It's real. Avete come risultato i raggi dell'idrogeno, esattamente. It's a new quantum mechanics. È una nuova meccanica dei quanti. And the precise term for that is fractal. E il termine che la rappresenta più preciso è frattale. The inside looks like the outside, fractal, when it is golden ratio. L'interno somiglia all'esterno, cioè è frattale, quando è in proporzione aurea. That golden ratio fractal creates the centripetal force, which is the cause. Allora, quella frattalità crea la forza centripeta che è la causa. The cause of gravity. Della gravità. It's why an object falls to the ground. È il motivo per cui un oggetto cade a terra. The question Einstein failed to answer. La domanda a cui Einstein non riuscì a rispondere. It's simply the origin of the electric centripetal force. Charge acceleration you call gravity. È esattamente l'origine dell'accelerazione di carica di forza centripeta che noi chiamiamo gravità. Not only is it the geometry of hydrogen, but look at the atomic table. Non soltanto è la geometria dell'idrogeno, guardiamo la tabella atomica. Here is precisely the geometry of the nucleus. Qui è precisamente la geometria del nucleo. Protons and neutrons of the whole atomic table are only tetracube, octa and icosa. I protoni e i neutroni dell'intera tabella atomica sono tetraedrici, cubici, ottaedrici, icosaedrici. And the electrons. E anche gli elettroni. The pi, the spdf suborbitals. Allora le suborbitali pdf. They are simply a donut, a cube, a dodeca and an icosa. Sono una ciambella, un cubo, un dodecaedro e un icosaedro. So atoms, the inside looks like the outside. Quindi negli atomi l'interno somiglia all'esterno. That self-similarity is the reason atoms have gravity. Quella autosimilarità è il motivo per cui gli atomi hanno la gravità. That's called a grand attractor. E questo si chiama il grande attrattore. Now look at your DNA. Ora guardate il vostro DNA. The immortality of you and your DNA. L'immortalità vostra e del vostro DNA is the ability to get fractal enough. È la capacità di diventare abbastanza frattali. To hold your charge, your aura, together. Da tenere insieme la vostra carica, la vostra aura. It's our favorite bumper sticker joke. Get fractal or get dead. Noi abbiamo una frase che ci piace ripetere in continuazione. Diventa frattale o diventa morto, cioè diventa frattale o muori. It's true, actually. Ed è vero, di fatto. It's simply this process of making the inside look like the outside that draws charge within. È questo processo di rendere l'interno uguale all'esterno che attira verso l'interno una quantità incredibile di carica.